una nuova raffineria oggi a specchio del Mediterraneo. Sorge di fronte al canale che separa Biserta dall'entroterra. Occupa un'area di 450.000 metri quadrati. È collegata a un porto appositamente costruito con banchine lunghe 900 metri e in grado di accogliere contemporaneamente quattro navi. All'inaugurazione del colossale impianto intervengono il presidente Bourguiba e Ben Bella, in rappresentanza della Tunisia. Il ministro delle partecipazioni statali Bo e il presidente dell'ENI, professor Boldrini, rappresentano l'Italia. L'impianto è stato costruito con il sistema paritario di partecipazione finanziaria, 50% per l'Italia e 50% per la Tunisia. Il contratto era stato firmato nel giugno del 1960 da Enrico Mattei e dal ministro dell'industria tunisino. La costruzione ha richiesto 22 mesi di lavoro. 300 tra operai e tecnici tunisini, assistiti da un gruppo di specialisti italiani, sono ormai in grado di manovrare tutti i pannelli di comando automatizzati. La produzione annuale della raffineria toccherà il milione di tonnellate di grezzo lavorato. È un nuovo aspetto della Tunisia, quello che oggi scopre la macchina da presa. L'auto ha sostituito quasi ovunque il cammello. Del cammello, però, ha conservato la pessima abitudine di far sempre una gran provvista di liquido prima di partire.